a tutti, nuova Wiki Chat che pubblico solo adesso che è dicembre perché ho avuto un po' di casini in ambito universitario. Comunque, eccoci qua, alla fine anche di nuovo di questo, anzi già all'inizio di un altro mese. Novembre è passato velocissimo per me, nel senso che novembre è proprio fum, velocissimo. Infatti non ho celebrato un cacchio. Allora, questo mese sono stata impegnatissima su tanti fronti diversi, soprattutto dal punto di vista dell'università e fra mal di testa, emicranie varie, beh, alla fine non sono riuscita a celebrare niente. Era la festa di una delle mie divinità, era la festa di uno dei miei totem, niente, non ho celebrato neanche l'Esbat, proprio zero. Mese abbastanza disastrato dal punto di vista spirituale, nel senso che ho fatto un po' niente, ho rimesso un po' a posto l'altare, ho spostato un pezzo dell'altare che vi avevo fatto vedere, la parte delle norne, l'ho presa e l'ho spostata in un angolo della mia libreria lì, messa davanti a una candela a tre, come si chiamano? A tre stoppini. Che appunto rappresenta le tre norne e ho rimesso un po' a posto l'altare scoprendo di avere meno posto di prima perché adesso che l'ho messo a posto un po' più ampio c'è meno posto di prima, ma va bene lo stesso. Dal punto di vista delle pietre, questo mese invece mi sono comprata finalmente dopo anni e anni di ricerca, sapendo che una delle mie pietre per segno zodiacale, oltre all'ametista, sono finalmente riuscita a procacciarmi l'acqua marina. Sono andata allora, era la Sacra del Cavolo di Montalto d'Ora. Se siete del Piemonte, più o meno sapete di cosa sto parlando. Se non siete del Piemonte, non sapete di che cosa sto parlando, ovviamente. E fra i banchetti, subito io ho adocchiato un banchetto in esposizione con degli ametisti e delle agate. Delle ametiste e delle agate. Mi ci sono fiondata come se, ovviamente, e ho detto: mamma, guarda, 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 fum, mi sono fiondata lì. Mia mamma chiedeva, mentre io ci mettevo 20 anni a scegliere la pietra che volevo, mia mamma continuava a chiedere un po' di informazioni così. A un certo punto ho visto che aveva una scatolina con dentro tutte le pietre per i segni zodiacali e ho detto: per i pesci avrà figurati, avrà sicuramente l'ametista perché tutti mettono l'ametista. Invece non aveva l'acqua marina, allora subito l'ho presa e ho detto: no, no, prendo questa, non c'è niente a fare. Subito volevo prendermi un'agata, perché a me le agate piacciono tantissimo per il loro disegno. Oppure prendermi una sfera di. Era di quarzo rosa. E poi ho visto l'acqua marina, è piccola, è piccolissima, però finalmente ce l'ho, è mia. Adesso è lì a purificare in mezzo, avvolta nella salvia. Però vabbè. Però finalmente ce l'ho. Finalmente perché le due pietre principali dei pesci sono l'ametista e l'acqua marina. L'ametista ne ho due, ve l'avevo già detto. Acqua marina non ce l'avevo, io volevo pure l'acqua marina e finalmente ce l'ho. E casca proprio a fagiolo perché giusto da cos'era, settimana scorsa, andando avanti a fare la miniera stregata, preparandomi perlomeno le nozioni, quelle che sentite sempre nella seconda parte del video. Sono arrivata proprio all'acqua marina e mi sono fermata. Ho detto: casca proprio a fagiolo, nel senso che appena ce l'ho, boh, mi metto lì, appena bella purificata, mi metto lì e ne parliamo, nel senso che vediamo che cosa può fare, eccetera, oltre ad essere una pietra appunto del mio segno zodiacale. Poi vedo che la cristalloterapia piace a un sacco di persone, nel senso che abbastanza mi scrivete, ma questa pietra qui, ma questa pietra là, fate attenzione, parlavo giusto l'altro giorno con una persona, fate attenzione, le pietre se si sovraccaricano, non dovete usarle sempre, 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 perché le pietre sono un po' come le spugne, quindi assorbono sì la vostra malattia, fra virgolette, che può essere mal di testa, può essere freddo, assorbono le negatività, eccetera, eccetera, vi proteggono però. Quando sono sature, 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 tendono a rilasciare negatività. Se neanche rilasciando negatività riescono a scaricarsi, arrivano anche al punto di rompersi. Quindi fate tanta, tanta attenzione, bisogna farle riposare. Se tendete ad usarle tutti i giorni, dovete lasciarle riposare almeno un mese. Un mese le usate, un mese le lasciate riposare, perché tutti i giorni, per quella povera pietruzza che avete, che sicuramente non sarà di dimensioni esorbitanti, ma sarà piccolina, ovviamente più una pietra è piccola, più si sovraccarica facilmente, ovvio. Mentre invece se avete un bestione così potete andare avanti anche tutto l'anno, ma
Più la pietra è piccola, più si sovraccarica, quindi fate attenzione solo alla cura delle pietre. Poi mi avete chiesto in tanti invece come se c'è un particolare modo per i cristalli da purificarli. No, nel senso che avevo già risposto nel video di purificazione, consacrazione e caricamento. Fate solo attenzione se volete purificarli in acqua che sia resistente, cioè ricercate su internet se la pietra è resistente all'acqua. Se non è resistente, tipo la selenite, la prima che mi viene in mente, vi si scioglie e potete dire addio alla vostra pietrolina. Però se volete invece andare sul sicuro, usate le erbe, come faccio io le avvolgo sempre nella salvia, le lascio lì per un po' di tempo e poi le prendo. Dicevo, piccola interruzione. Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì, l'unica cosa, vi fate solo delle ricerche per quello che riguarda. Appunto, se si possono mettere in acqua, se no, appunto, le avvolgete in foglie di salvia. Io vi garantisco che funzionano alla stragrande. Le lasciate una notte alla luce della luna, quella che preferite, o crescente o piena. Voilà. Poi cos'altro? Cos'altro dire? Allora, ah sì, ho notato un revival come si chiamano? Ho notato un revival degli animali totem. Da una parte mi fa piacere, nel senso che un sacco di gente anche non pagana vuole sapere, non a me personalmente, ho visto in giro, soprattutto su Facebook, questo revival degli animali totem, scopriamo il nostro animale totem, eccetera, eccetera, eccetera. Appello generale, grosso come una casa, l'animale totem non si può basare che non lo so, tipo lo zodiaco degli indiani d'America o quello zodiaco dei Celti, eccetera, eccetera, perché è ovvio che il totem in quel caso sono 12 totem in totale. 12 totem non sono tutti gli animali del mondo, ok? È vero che può essere che un vostro totem rientri, per esempio, io secondo quelli degli indiani d'America sarei del segno del lupo Ho come totem, uno dei miei totem è proprio il lupo, però tenete comunque in considerazione che sono 12 gli animali presenti, ci sono tanti altri animali presenti al mondo, potreste anche avere il capovaccaio che voi non avete, non so se avete idea di che cosa sia, comunque lì non è certo considerato ovviamente, no? Quindi sono contenta che ci sia appunto questo revival degli animali totem, non basatevi solo su queste ruote qui, zodiacali e bombe. E io direi di aver finito. No, non è vero, non ho finito. Questo mese ho fatto, all'inizio del mese ho fatto un'enorme fatica. Sono riuscita però finalmente a procacciarmi un libro che è una vita, che volevo avere tutto per me, che è Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, che praticamente non si trova praticamente da nessuna parte nuovo, cioè si trova di seconda mano. Ve lo racconto per dirvi una cosa di eBay. L'ho trovato su eBay, l'ho comprato. Subito dopo mi è arrivata tipo una mail che mi diceva: il tuo ordine in realtà non può essere processato perché l'articolo è già stato venduto. Si prega di contattare il venditore. Mi insegna panico, ok? Perché comunque non era il costo, diciamo, che ha da nuovo e neanche la nuova edizione, però comunque, cioè. Erano 11 euro e qualcosa, però, cioè, buttali via della serie, no? Allora ho contattato il venditore, ho detto, no, mi è arrivata questa mail, se per caso l'articolo non è davvero, rivolgo indietro i miei soldi. E invece le mie risposte mi hanno detto, no, guardi, in realtà l'articolo l'ho appena inviato, l'ho appena spedito, e avevo scritto il giorno dopo, l'ho appena spedito, eBay ultimamente fa questi scherzi, nel senso che invia queste mail a caso. E io volevo chiedervi, è successo anche a voi? Perché io non mi fido più a questo punto a comprare su eBay, capito? Perché più che altro perché ho trovato questo qua, era di Torino, quindi ho detto, cioè, lo prendo da qua perché è proprio a casa mia, nel senso che, ok, infatti mi è arrivato 2 giorni dopo. Però, cioè, se partono queste cose così a caso, secondo me, non lo so, mi dà un po' l'impressione, poca sicurezza, poca organizzazione, non lo so. Comunque, volevo chiedervi se per caso anche a voi è capitata una cosa del genere. Comunque, vabbè, alla fine io ce l'ho. E invece l'altro giorno mi sono fatta un regalo. Cioè, mi sono comprata il set di pennelli che era in offerta, il set di pennelli da make-up nuovo. Così posso buttare tutti quelli vecchi che perdono ormai le setole. Di Game of Thrones, di Trono di Spade. Sono 8 pennelli. Che sono una figata pazzesca. Li ho presi. C'era la versione. Aspettate, c'era rose gold, quindi un rosa dorato. Argento. D'oro
Dottone, boh, una cosa del genere. C'era la versione, alla fine io l'ho presa rose gold, mi piaceva di più. Persino dall'argento, che io di solito sono la prima a prendere l'argento, però stavolta ho deciso di cambiare. Poi quando arrivano ve li faccio vedere. E mi sono fatta il regalo. E poi mi farò fare il regalo dai miei. Voglio farmi comprare invece sempre per Natale. Voglio farmi, visto che di solito mi fanno il regalo, mi faccio regalare un libro che mi serve per la tesi, ma che è una vita che voglio, che finalmente ho trovato. Non so se avete presente il docufilm che si chiama Il Branco Sawtooth, che è praticamente la storia di un branco. E c'era anche il libro, io sapevo che esistesse solo in inglese, infatti ero un po' disperata perché è pieno di cose tecniche. Cioè io so l'inglese, ma non so l'inglese tecnico quando si parla proprio di zoologia, no? E invece no, ho scoperto che esiste anche in italiano, che è La saggezza dei lupi, me lo faccio più prendere. E quando mi arriva faccio pure la recensione. A proposito di recensione dei libri, io sono un po' preoccupata per la mia playlist delle recensioni dei libri, mi leggo un libro mentre cuoce la pozione, perché non so se avete visto di quel casino che c'è con questo famoso articolo 13. Di solito ogni volta che entrate su YouTube vi dice: vuoi saperne di più sull'articolo 13? E potete scegliere se informarvi o meno. Comunque io ve lo dico, si sta discutendo, anche se questo articolo è già stato bocciato più volte, si sta discutendo di questo articolo che vuole introdurre la privacy, scusate, la privacy, la protezione di qualsiasi prodotto presente all'interno del video, ma non solo la marca, tipo vi faccio vedere una, non lo so, un qualcosa, non so, un orologio, vi dico: ah, scusate, questo è della Swatch, per esempio, no? Oppure vi faccio vedere una giacca, questa è di Gucci, per dirmi, no? Non c'ho la giacca di Gucci, però per dire. Non solo così, proprio con la marca ben visibile, scusate, ma proprio anche a riconoscimento, tipo che se questo armadio l'ha fatto una sola ditta in tutta la sua vita ed è tipo un pezzo unico, mi potrebbe denunciare YouTube, e YouTube mi dovrebbe oscurare il video. E sono preoccupata per i libri perché io vi faccio vedere il libro. Vi faccio vedere la copertina, vi dico chi è l'autore e a volte critico anche pesantemente. Ho registrato un video giusto, poi canica bello. Ho registrato un video giusto pochi giorni fa dove ho massacrato un libro. Adesso io ho il terrore di devo aspettare la fine di questa peripezia, vedere se questo articolo 13 passa o meno, perché o tolgo direttamente la playlist, però se metto su sto video dove massacro totalmente la scrittrice, l'ho massacrata, l'ho distrutta. Io ho paura che si possano fare delle sorte di rivendicazioni, che ho fatto cattiva pubblicità, eccetera, eccetera. Quindi in realtà sono un po' preoccupata. Vi avevo messo anche come si chiama, il link della petizione sulla mia pagina. Firmatela assolutamente perché è impossibile. Allora, a questo punto, se l'azienda che ha fatto questa maglia o che ha fatto questo collo lo riconosce, mi potrebbe far oscurare il video perché io ho fatto vedere questo e magari loro non vogliono che sia associata alla mia immagine. Cioè, capite che la libertà di espressione va proprio in quel. E quindi io spero appunto che non passi, perché in realtà metterebbe in crisi praticamente mezzo mondo. Perché non si tratta solo degli sfondi usati, si tratta anche proprio, non lo so, del make-up, dell'acconciatura, perché magari c'è una spilla che è particolare, di eventuali simboli, del fatto di riconoscere i vestiti addosso, cioè comunque non è tanto semplice. E non va a colpire solo i creators, che sono quindi quelli che creano, ma va a colpire per esempio anche voi, gente comune, o anche me, perché io non è che sia chissà chi, tipo su Instagram o su Facebook ho usato un filtro non autorizzato, no, io non voglio che tu lo usi perché mi sta in culo, non voglio che lo usi, pa! Accuso Instagram, Instagram è costretto a cancellarti il profilo, oppure su Facebook, non so, fate una foto qualsiasi di un prato e nel mentre, non lo so, c'è un trattore, mi siedi in un campo, fate la foto di un campo, c'è un trattore che passa e magari l'azienda che riconosce di aver prodotto o comunque di aver venduto quel trattore, ah no, non voglio che tu lo fai vedere perché non ti ho dato il permesso, eccetera, eccetera, pam! Saccagna Facebook e Facebook vi censura tutto il profilo, cioè capite che proprio libertà d'espressione è zero. Quindi io spero che non passi, spero che abbiate firmato quella petizione. Se non l'avete fatto, vi andate sulla mia pagina Facebook e vi andate a cercare freneticamente quella petizione, firmatela perché infatti l'hashtag è Save Your Internet perché è grave secondo me questa cosa. Cioè io non vi ho mai fatto vedere cose proprio
Così tipo il telefono, non vi ho mai detto la marca, non ve l'ho mai fatto vedere tutto, però non è giusto che se per esempio io adesso senza questa, se riesco a toglierla, se riesco a togliere, vediamo, c'è un qualcosa di particolare, sì, se io senza questa mi mettessi qua così e riconosce o chi l'ha prodotto riconosce che ah sì, è la mia. Io non voglio che venga poi a farmi il culo, fra virgolette, perché ha riconosciuto che era la sua, no? Capito? Oppure, non lo so, tipo questa immagine qua, l'ho presa su internet e se ve la faccio vedere, ah, allora quella che l'ha disegnato, che non so neanche chi fosse, quella che l'ha disegnato, ah no, l'ho fatta io, quindi censura, mi censurano tutto il canale perché vi ho fatto vedere, cioè, è assurdo, capito? Quindi io spero che non passi e poi incrociamo le dita. Comunque, passiamo alla seconda parte della Witchy Chat questa, se sì, questa settimana, certo. Questo mese sono arrivate tre domande, sempre in maniera privata, e le altre questioni sono state risolte in privato. Stavolta me le sono segnate sul computer. Allora, la prima domanda è: ciao Sara, sono un'ex satanista e volevo chiederti che cosa ne pensi dei pagani che discriminano, fra virgolette, i satanisti per il loro culto? Allora, penso che da una parte sia normale, nel senso che i satanisti acidi sono famosi per fare sacrifici, per formare le sette, abusare di droga e quant'altro. Quindi in realtà penso che sia normale per i pagani allontanarli. Perché i satanisti acidi, e non quelli con un po' di cervello, ma i satanisti acidi sono coloro che rappresentano tutti i cliché di chi si occupa del paganesimo, perché vai di sacrifici di galline, capre, pecore nere, facciamo tutti orgia ovunque, anche davanti ai bambini, tanto chi se ne frega, ammazziamo chiunque, perché dobbiamo fare del male, perché il nostro Dio vuole del male, eccetera, eccetera. È ovvio che i pagani, levati dalle palle, perché proprio con te non hanno niente a che fare, perché automaticamente le persone ignoranti che sono la stragrande maggioranza, associano che questi sono pagani anche loro, quindi tutti i pagani fanno queste cose qua. I satanisti acidi rappresentano i cliché. Poi è ovvio che i satanisti in realtà normali, i satanisti con un po' di cervello, ovviamente si ritrovano nel limbo, nel senso che i pagani non li accettano tanto perché sono satanisti, i satanisti acidi li mandano a cagare perché ah, non sei un vero satanista se non ammazziamo tutte le galline, pipim e pipam. E si trovano un po' nel limbo. In realtà capisco che sia difficile affrontare questo percorso, però, boh, non lo so, io li capisco, ecco, chi vi discrimina, fra virgolette, chi discrimina i satanisti, io un po' li capisco, perché sono la rappresentazione, quegli acidi sono la rappresentazione di tutti i cliché relativi alla stregoneria, relativi al paganesimo, è ovvio che io ti voglio tenere alla larga, perché se io voglio sfatare questo mito, non ti accolgo esattamente a braccia aperte, giusto? Poi la seconda domanda, qual è la figura leggendaria, parentesi, non divinità, chiusa parentesi, alla quale ti senti più affine e perché? Allora, figura leggendaria, non divinità, lo sapete, sono semi. Scusate, ho un nodo qua, ma non mi dà un fastidio avere dei nodi nei capelli. Allora, non divinità, lo sapete, in quest'ultimo periodo, ma in realtà da sempre, sono ossessionata dalla figura di Morgana. Qualsiasi sfaccettatura, qualsiasi film, qualsiasi serie TV, qualsiasi libro, qualsiasi cosa. Libri per bambini, libri per adulti, libri fantasy, non me ne frega niente. Io sono un'amante ferrea ferrata di Morgana. Perché però non ti so dire, nel senso che invece, per esempio, Ginevra mi sta tanto in quel posto. Io odio Ginevra in qualsiasi modo me la presentiate, per me Ginevra è da cancellare, per dirvi. Perché non lo so, perché mi piaccia, non mi so dire, in realtà è da quando sono piccola, allora provo simpatia tantissima per Morgana, cioè proprio ok, tantissima per Artù e tantissima per Merlino. Ginevra la detesto, Mordred lo detesto, detesto la maggior parte degli altri personaggi, però diciamo il fulcro, che sono i tre, i quattro principali, cioè Artù, Ginevra, Merlino, Morgana. Non vi so dire perché preferisca Morgana fra tutti. Non lo so.
Non lo so, ho sempre preferita. Diciamo che Morgana rappresenta di più quella che mi identifico di più in lei rispetto per esempio a Ginevra. Perché Ginevra, in qualsiasi modo, qualsiasi film, in qualsiasi serie TV, qualsiasi libro, sembra che proprio la sua figura sia quella della povera damigella in pericolo, che oh mio Dio, Artù, resta qui perché se no moriremo tutti. Non lo so, per esempio, stanno ridando alla TV la serie di Merlin. E non lo so, per esempio, l'altro giorno c'era la puntata dove c'era un esercito di immortali comandato da Morgoth e da Serret. E tipo Ginevra diceva: "Ah, ma Artù non è ancora tornato, siamo tutti perduti." Cioè, della serie, sì, certo, perché Artù, un esercito di immortali, fa così con il braccio e va là, no, cioè li ha sconfitti. Non lo so, Ginevra è proprio questo genere di: "Oh mio Dio, moriremo tutti." Però se non c'è Artù, se c'è Artù invece siamo tutti salvi, no? Proprio quella piattola, quel parassita di donna. Quella specie di donna parassita, no? Totalmente dipendente dall'uomo che io odio. Mentre invece Morgana è più indipendente, più libera, a costo di ovviamente di essere perseguitata, di essere considerata quella cattiva, eccetera, eccetera. Diciamo che la capisco in ogni salsa, io arrivo al punto di capire Morgana, che sia in un film, che sia in una serie, che sia in un libro, io arrivo sempre al punto di dire: "Ok, sto con Morgana", anche se sento di partire a tabula rasa, nel senso che okay, facciamo finta che non li conosco, però io arrivo sempre al punto di dire: "Io capisco perché Morgana ha fatto determinate cose." Poi è vero che ognuno la rigira un po' come vuole, nel senso che tutti conosciamo la base, cioè Artù e Morgana, parenti o non parenti, uno è innamorato, forse no, comunque arrivano a un dissidio. Artù guardato, governato, consigliato da Merlino. Dissidio fra Morgana e Artù, lotta, Artù muore. Cioè, questa è la trama principale. Poi un po' i film, i libri e tutto ci hanno un po' ricamato sopra, hanno un po' fatto delle altre cose, però la trama è quella. E io continuo sempre ad apprezzare Morgana, non c'è niente da fare. Quindi altre figure leggendarie che mi piacciono, se fossi al maschile invece vi direi Artù. Però rimaniamo sempre lì, siamo sempre nel ciclo arturiano. Peli che volano, siamo sempre nel ciclo arturiano, quindi rimaniamo più o meno lì. Ecco, se vedete dei peli biondi è perché la core perde un sacco di pelo e ogni tanto va. Ultima domanda, allora pensi che sia giusto educare i bambini ad un culto particolare? No. E no, in qualsiasi caso, nel senso che io non educherei, se avessi dei figli non li educherei neanche al paganesimo, nel senso che ok, ti spiego che cos'è il paganesimo, ti spiego, o perlomeno ci provo, a spiegare che cos'è il cristianesimo, che cos'è il buddismo, che cos'è l'islam, che cos'è l'induismo, che cos'è, e poi tu scegli. Perché plasmare menti? Cioè, non lo so, la religione è una cosa personale, quello che per voi è la verità, per gli altri è una palla. Quindi non vedo neanche tutta questa giustizia. Certo, magari io sarò sempre un po' di parte, nel senso che, per esempio, adesso siamo nel periodo natalizio, dubito che parlerò mai di Babbo Natale, dubito che parlerò dell'uomo appunto vestito di rosso, col cappello rosso che viene a portarvi la roba. Magari parlerò un po' più di Re Quercia, per esempio, di Re Grifoglio di Re Quercia, del re degli gnomi, del re dei nani, degli elfi, eccetera, eccetera, delle dee che vi portano i regali, eccetera, eccetera. Però quindi sono sempre un po' di parte. Però alla fine è un mondo dove crescono tutti i bambini, no? Quello di Folletti, quello degli elfi, dei nani, di queste figure, no? Però dubito che gli parlerei appunto della venuta del Signore e quant'altro, perché secondo me è sbagliato. Per esempio, appunto, siamo nel periodo natalizio dove c'è appunto la nascita di Cristo, no? Il 25 di dicembre. Io semplicemente, se avessi un figlio, gli spiegherei che la maggior parte delle divinità solari, più o meno quasi tutte, nascono intorno al solstizio d'inverno, ma per una questione ovvia, perché il solstizio d'inverno rinasce il sole. Cioè,
cioè dal solstizio d'inverno in avanti, solstizio d'inverno è la notte più buia, più lunga di tutto l'anno, e poi rinasce il sole, e allora è ovvio che tutte le divinità solari siano nate lì, no? Giusto? Quindi voglio dire, non è niente di strano, spiegherei questo e poi della serie fai quello che vuoi, ok? Non so, non lo so, per esempio, l'altro giorno su Facebook ho visto di una mamma pagana che diceva che suo figlio voleva a tutti i costi fare la comunione in un gruppo e chiedeva che cosa avrebbe dovuto fare. Cioè, infatti la maggior parte gli ha detto lascialo fare, cioè se vuole fare la comunione, fagliela fare. Non è che solo perché si è pagani, automaticamente anche i nostri figli lo devono essere, e non è che solo perché si è di qualsiasi altra religione, i figli devono seguire le vostre orme. Penso che nel 2018 siamo arrivati forse al punto di dire fai come credi. Certo, è ovvio, vivendo con una persona pagana, un bambino si sente più attirato dal paganesimo, vivendo con una persona cristiana è ovvio che abbia più familiarità con il cristianesimo, questo è ovvio. Però da lì a costringere un bambino a sapere solo quello è brutto. Infatti noi avevamo insegnanti di religione che era molto, molto brava perché lei spiegava tutte le religioni del mondo. E infatti mi è dispiaciuto vedere, per esempio, l'altro giorno un paio di quelli che seguo di voi che hanno condiviso dei post che dicevano l'ora più inutile di tutta la scuola è l'ora di religione, bisogna toglierla. Se fatta bene l'ora di religione invece io credo che sia importante perché è ovvio che ai ragazzi non interessa perché non hanno la spiritualità matura, però l'ora di religione se fatta bene, quindi io vi spiego tutte le religioni, ma che siano tutte però. Secondo me è utile perché vi dà dei punti, degli spunti ai bambini che poi faranno quello che ritengono, seguiranno quello che ritengono giusto. E quindi niente, finisce qui la Witch's Day di novembre. Io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo il prossimo mese.